Ogni anno, più o meno tra ottobre e novembre, la rivista americana Art News, fondata nel 1902 e probabilmente ad oggi la più conosciuta e storica rivista d'arte, pubblica una classifica dei top 200 collezionisti d'arte al mondo. Ne fanno parte imprenditori, ricchi ereditieri, filantropi e nomi del cinema e dello spettacolo. Conoscere le loro storie, ma soprattutto i loro gusti in fatto di opere, è un po' come entrare nel gossip dell'arte. Utile? Non saprei. Interessante? Sicuramente sì. Io sono Clelia e oggi vi racconto le storie dei 10 collezionisti d'arte più ricchi e famosi al mondo. E se anche tu come me sei appassionato d'arte, viaggio e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Entrare in questa classifica annuale dei top collezionisti è ovviamente per tutti un vanto, ma al tempo stesso bisogna ricordare che non tutti i collezionisti d'arte vogliono sbandierare ai venti la loro ricchezza e soprattutto i loro acquisti. È possibile quindi che, data questa voglia di anonimato, nella classifica annuale di Art News non rientrino a volte alcuni nomi più o meno noti. Un collezionista, infatti, può avere diverse motivazioni per comprare arte: un puro piacere personale, di circondarsi di qualcosa di bello, che si ama, o a volte un investimento economico. Inoltre, pur essendo grandi collezionisti da milioni e milioni di dollari, si può decidere a volte di comprare in asta grandi nomi della storia dell'arte, altre volte in gallerie artisti affermati, o infine in studio o in fiera artisti locali ed emergenti. Non ci sono regole, se non quelle che ogni collezionista si detta da solo per seguire il proprio gusto o le proprie abitudini. Sicuramente la pandemia ha cambiato il mercato e nel 2020 in generale molti collezionisti si sono ritrovati in casa più che ad Art Basel o a Frieze London, e hanno quindi dovuto da una parte adattarsi ai nuovi sistemi di asta online, ad esempio, e dall'altra, appena è stato possibile, cominciare a girare per gallerie e studi d'artista nei propri paesi più che all'estero. Fatta questa premessa, entriamo subito nella classifica che vede al primo posto Roman Abramovich. Probabilmente famoso per chi segue il calcio o la politica, perché si tratta del proprietario del Chelsea Football Club, ma anche dell'uomo più ricco di Israele, dove ha la cittadinanza pur essendo di origine russa. Il suo patrimonio netto stimato è di circa 12 miliardi di dollari e si racconta nel tempo sia riuscito ad acquistare alcune delle opere più belle sul mercato, soprattutto in asta. Ovviamente quasi mai viene dichiarato l'acquirente, tranne che sia lo stesso collezionista a vantarsi per l'acquisto o a mostrare l'opera. Si sa però che è lui ad aver comprato nel 2008 l'opera che ai tempi è stata record d'asta per un artista vivente, Benefits Supervisor Sleeping, di Lucian Freud, comprata da Romanov per ben 33 milioni di dollari. E lo scandalo delle aste di quei giorni è il fatto che, non contento, probabilmente aveva da spendere, ha comprato l'indomani per 83 milioni di dollari da Sotheby's un trittico di Bacon del 1976, che ovviamente è stato un altro record d'asta, quello per l'opera del dopoguerra più pagata al mondo. Abramovich comunque non è soltanto un collezionista che fa parlare di sé alle aste, ma è anche stato nel tempo sponsor di diverse mostre, soprattutto di fotografia, di cui lui è appassionato. Ci spostiamo dall'altra parte del mondo, in Indonesia, per scoprire la storia del secondo collezionista, Arianto Adikosoemo, presidente di una delle più grandi società di energia del suo paese, fondata dal padre, che ha iniziato circa 20 anni fa a collezionare opere d'arte. Si racconta ne abbia oggi più di 800. Fra queste ci sono le opere di grandi nomi come Jeff Koons, Andy Warhol, Rothko, ma anche pezzi di artisti indonesiani per noi meno conosciuti ma molto noti a livello locale. E tra l'altro Arianto sembra possedere un vero dono nell'individuare gli artisti emergenti del suo paese che poi troveranno mercato anche all'estero o cui prezzi saliranno velocemente. Quello che io mi chiedo è se è lui bravo ad individuarli prima che diventino famosi o se diventano famosi grazie al fatto di essere entrati nella sua collezione o essere promossi da lui. Non ci sarebbe nulla di male se fosse la seconda, anzi è qualcosa che io stessa vi ho suggerito più volte, quello di sostenere gli artisti che amate comprando e promuovendoli, ma ovviamente a quel punto sarebbe lui a fare la differenza e non viceversa. Al terzo posto abbiamo una coppia, Laura e Mark Andersen. Sono i collezionisti della Silicon Valley in California. Stiamo parlando infatti da una parte del fondatore negli anni 90 di uno dei primi browser di ricerca online e oggi imprenditore del web e membro del consiglio di amministrazione di Facebook, e dall'altra della donna che ha letteralmente inventato la filantropia contemporanea in America. Insieme hanno il merito di aver avvicinato moltissimi imprenditori digitali degli anni 90 e 2000 all'arte contemporanea attraverso il loro amore per le gallerie, i viaggi e le fiere.
Tra i due si racconta sia lei, laureata in storia dell'arte, a mantenere rapporti con artisti e gallerie attraverso numerose iniziative di promozione dell'arte. E la loro collezione è incentrata sull'arte americana, con pezzi di artisti come Agnès Martin o Jasper Johnson. Li segue a ruota, al quarto posto, un'altra coppia, questa volta europea, Hélène e Bernard Arnault. E qui entriamo nel vivo dei nomi noti dell'arte. Si tratta infatti di una delle coppie più chiacchierate, dato che Bernard Arnault è anche, secondo la classifica di Forbes di quest'anno, il terzo uomo più ricco al mondo. Fa piacere quindi pensare che spenda parte della sua ricchezza per comprare e promuovere opere d'arte. Tra l'altro, per alcuni dei suoi prodotti della sua casa di moda Louis Vuitton, ha anche chiesto collaborazioni a famosi artisti come Jeff Koons o Takashi Murakami. E nel 2014 ha anche inaugurato la sua fondazione, disegnata dall'archistar Frank Gehry, e che espone parte della sua collezione con opere di artisti come Damien Hirst, Picasso e ovviamente Andy Warhol. Non riesce a rientrare in questa classifica dei top 10, dei top 10, il suo acerrimo rivale, François Pinault, fondatore del gruppo Kering, che comprende grandi marchi della moda come Gucci, Yves Saint Laurent, Steve McQueen, e che è anche proprietario di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia. Ma torniamo a chi nella classifica ci rientra. Quinta posizione per Laura e John Arnold. Sinceramente, prima di scoprire la loro storia, io non li conoscevo, perché rientrano in questa classifica in quanto filantropi e soprattutto grandi collezionisti di arte africana, moderna e di capolavori del passato. I due hanno una storia molto vicina, anche se in piccolo, a quella di Bill Gates, perché da grandi imprenditori hanno deciso di andare in pensione e dedicare tutto il loro tempo e denaro alla filantropia attraverso la loro fondazione. Non raccontano molto durante le interviste della loro collezione personale d'arte, ma si sa che posseggono alcuni dei pezzi più belli di Picasso e alcune opere di espressionismo astratto. Le loro scelte comunque sono quasi sempre prese insieme ai loro art advisor. Anche il prossimo collezionista è un uomo molto riservato e fino a un po' di tempo fa non si sapeva moltissimo della sua collezione. Si tratta di Laurent Ascher, un investitore tedesco con una collezione di circa 100 opere d'arte, per lo più americana contemporanea, con nomi come Bryce Marden e Richard Serra, ma con alcune eccezioni tutte italiane, come alcuni pezzi di Lucio Fontana. Della sua collezione si è cominciato a parlare un po' di più in occasione della Biennale di Venezia del 2019, di cui io tra l'altro vi ho anche parlato qui sul canale. Quell'anno infatti è stata realizzata una mostra a Palazzo Molin del Cuori d'Oro e venivano esposte lì diverse opere sue di Kiefer, Tom Lee e di diversi altri artisti. Settima posizione invece per un altro europeo, il norvegese Hans Rasmus Astrup, anche lui uomo di finanza, imprenditore bilionario, la cui collezione si concentra principalmente sull'arte d'avanguardia norvegese e diversi pezzi d'arte internazionali. Un vero collezionista se si pensa che possiede più di 1500 oggetti d'arte, che ha cominciato letteralmente ad ammassare negli anni 60. In questi casi, non so a voi, ma a me incuriosisce sapere se si ricorda proprio di tutti, data la quantità incredibile. Sappiamo che possiede alcuni pezzi di Cindy Sherman, Matthew Barney, Francis Bacon, Feliz González Torres, David Hockney e molti altri, perché a volte li presta per grandi esposizioni nei musei di tutto il mondo. Però non li compra soltanto, li rivende anche. Infatti nel 2020 è stato lui a vendere il famoso trittico di Francis Bacon valutato 60 milioni da Sotheby's e poi venduto per ben 84 milioni di dollari. Torniamo in America, ma questa volta nel sud, con il prossimo collezionista, Pedro Barbosa, abbastanza noto agli addetti ai lavori nel mondo dell'arte per la sua collezione di arte brasiliana e contemporanea, ma anche famoso per essere un grande viaggiatore. Si racconta che frequenta infatti la maggior parte, se non tutte, le fiere d'arte contemporanea. Chissà che qualcuno di noi non l'abbia incrociato, ad esempio ad Arco Madrid o Frise, una volta nella vita senza neanche saperlo. Comunque ad oggi possiede una delle più interessanti collezioni di arte concettuale sudamericana. In un'intervista ha raccontato una volta che può spendere per una sola opera dagli 8.000 ai 250.000 dollari, dipende dall'interesse che ha verso l'opera. E rimanendo in America, ma questa volta nel nord, un'altra coppia fa abbastanza parlare di sé come collezionisti e non solo, Maria e William Bell Jr. Perché dovremmo conoscerli? Perché, vuoi o non vuoi, almeno una volta nella vita tutti abbiamo sentito parlare della soap opera Beautiful e loro ne sono gli ideatori. Fra i due, Maria Bell, dal punto di vista del collezionismo, sembra essere quella che prende più spesso le decisioni in fatto di acquisti, forse per la sua forte passione per l'arte, che ha anche studiato in università.
Insieme alle opere che ormai sono un investimento sicuro, come quelli di Warhol, Hirst e Duchamp, la coppia colleziona anche artisti locali della zona di Los Angeles e commissiona diversi lavori nuovi realizzati ad hoc per loro. Il decimo collezionista di cui vi parlo oggi è italiano, ma naturalizzato svizzero, Ernesto Bertarelli. Secondo Forbes, l'uomo più ricco della Svizzera è amministratore delegato dell'azienda farmaceutica di famiglia Serono. La verità è che non si sa moltissimo dei pezzi della sua collezione, perché è molto riservato, se non il fatto che ne possiede davvero tanti e per lo più opere di arte moderna e contemporanea. Ovviamente la mia scelta di parlarvi solo dei primi 10 dei 200 top collezionisti selezionati da Art News è un po' anche un invito a dare voi stessi un'occhiata alla lunga lista e se avete voglia di farvi un'idea dei grandi collezionisti d'arte al mondo, di cosa amano e di cosa fanno nella loro vita. Fa sorridere che in 11ª posizione ci sia proprio l'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, fondatore di Amazon e non solo. Quindi date un'occhiata al sito di Art News per scoprire la nuova classifica che uscirà in questi giorni e magari scopriremo insieme se cambia qualcosa nelle prime posizioni. E se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato e ti suggerisco inoltre di dare un'occhiata al mio video sui 6 consigli per creare la tua collezione di opere d'arte o a quello sulle migliori fiere d'arte in Europa. Grazie e alla prossima!